Due, uno, 12 luglio, sembra l'altro ieri, sembra il 12 giugno e non sembra tempesta perché il cielo è bello. La tempesta nella foresta, benvenuto al primo ospite di oggi, Giorgio. Buongiorno, Giorgio. Perché Canari. Urli, porco Dio? Non lo so, hai ragione. Allora ricominciamo. Ciao, sono Momo e qui è con me Giorgio. Buongiorno. Ciao, Giorgio. Come va? Hai ragione, bisogna rilassarsi. No, anche perché la gente urla dappertutto. Vai in autostrada, urla. Vai al semaforo, la gente urla. In coda in posta, la gente urla. I vicini di casa urlano. In bus soprattutto. Questi urlano, senti anche qua. Anche questi stanno urlando tantissimo. Bene. Allora, caro Giorgio, per te intanto è un ritorno in questo spazio a distanza di pochi giorni. Sì, sì, ero qua la settimana scorsa. Oggi entri con qualcosa che è quello che stai portando in giro di tuo da qualche anno. Lo spettacolo con il Rosso Fuoco che, insomma, ti sta dando molta soddisfazione. 13 anni che esiste questo progetto. C'è un sesto album in giro uscito l'anno scorso. Forse 2 anni fa addirittura. Non mi ricordo più. E comunque anche in questa tua collaborazione hai collaborato con Angela Baraldi, un po' come l'altra sera. Cioè, pensando alla solita tempesta, ad esempio. Beh, sì. Sì, con Angela sono 3 anni che abbiamo dei percorsi in comune, anche piuttosto evidenti. Abbiamo fatto insieme un omaggio a Joy Division che doveva essere una tantum e poi invece è diventata una sample praticamente. Abbiamo fatto una settantina di repliche, quindi stiamo lavorando al suo album. Ormai anche quella è una favola perché sono 2 anni che stiamo lavorandoci. Con Vittoria dei Massimo Volume alla batteria, Steve D'Alcola alla chitarra, io e Angela appunto. E lì siamo a metà del cammino. Poi è intervenuta appunto nell'ultimo album di Rosso Fuoco, con quell'intervento stupendo che ha fatto nella solita tempesta, che è una specie di omaggio a questa cosa qui e anche un omaggio a Ian Curtis, perciò è al nostro essere completamente sempre in balia degli eventi, specialmente quelli di cuore, quindi. Cioè, in sostanza, passami questo termine, sei un cimelio vivente e diciamo anche scalciante. Ciucciamelo! E anche scalciante. No, ciucciamelo, veramente, cimelio sarà tuo nonno, ma guarda te. Però il tuo modo di vivere la musica passa attraverso un New Wave Anthem, per esempio, e arriva a questo tuo cantato completamente diverso da quello che è successo in passato. Al di là del farsi fottere e della tua rabbia che gridi nelle canzoni insieme alla gioia, insieme a tutti gli altri sentimenti, che cos'è per te una tempesta ormonale come quella che può essere quella che viene scatenata all'interno di una canzone? Ma sai, le canzoni sono cure, sono né più né meno che autocure, una maniera di curarsi. Tu scrivi per non beccarti un cancro, il gioco è quello, ti sfoghi in quella maniera o ti sfoghi sul palco e sei sicuro che... Questa è bella, la salute innanzitutto. Spero di aver mandato tutto in rosso. Ecco. E sinceramente un sistema di cura, come quando prendi ossilio coccinum, capito, per curarti dai sintomi di qualcosa. Mi curo dai sintomi della merda che c'è attorno scrivendo e me la cavo anche piuttosto bene, perché alla fine non sono neanche così triste. La tristezza la scarico lì, cioè le mie canzoni sono una masegna, come si dice in Ferrari, proprio una e roba pesante. Qual è la durata, l'emivita massima del farmaco canzone per te? Una canzone per quanto ti può bastare? La carica di un concerto, la carica... Ma sai, appunto, il concerto richiama sempre, è il famoso richiamo, quello del vaccino, capito? Certo. Tu ogni volta che sali sul palco ti liberi, è fantastico. Io faccio dischi solo ed esclusivamente per poterli suonare dal vivo. A me stare in studio mi fa cagare, scrivere mi fa cagare, mi preoccupa moltissimo. Mettermi lì a dover pensare a cosa dire, qualcosa di più originale rispetto all'ultima volta, è una cosa che mi lacera proprio. Ci riesco abbastanza bene a dire qualcosa di originale rispetto all'ultima volta, però ogni volta è una fatica bestia. Poi è così, stare sul palco è l'unica cosa che mi mantiene in vita, tanto sono immortale, quindi esatto. Devo starci sul palco. Grazie Giorgio. Grazie a voi. Ti aspettiamo sul palco. Bene, ciao ciao. Ciao, grazie.